La regia ci ha sorpreso così in déshabillé. Benvenuti, buonasera. Il tempio della Bushido Palestra è aperto. Io sono Sensei Maurizio Poli, benvenuti, il tempio si vede bene. La frase è subito perché abbiamo poco tempo, un ospite d'eccezione, eccetera. Subito la frase, se no il Presidente mi sgrida. Quando la tempesta sarà finita, probabilmente non saprai neanche tu come hai fatto ad attraversarla e uscirne vivo. Anzi, non sarai neanche sicuro che sia finita per davvero. Ma su un punto non c'è dubbio, ed è che tu, uscito da quel vento, non sarai lo stesso che vi è entrato. Murakami Haruki ed è adattissima a questo periodo che stiamo attraversando. Complicato, ma noi resistiamo. Benvenuti a Come la Luna nel Pozzo. E non sono solo. Buonasera, maestra. Buonasera, maestra. Buonasera, maestro. Buonasera, eccoci qua. Ma vedo la maestra che sta leggendo. Sta leggendo, maestro. Il mondo padano questa settimana è in edicola. Questa settimana è in edicola. Eccolo qua, anche su www.mondopadano.it, la mia manina delicata, delicata, www.mondopadano.it, il tuo articolo, Sì, è un Presidente. articolo su questo periodo, quindi cosa abbiamo fatto in questo periodo all'interno della nostra palestra, cosa cerchiamo di fare, la preoccupazione comunque che è quotidiana nei riguardi dei nostri ragazzi, dei nostri bambini, e quindi è stato inserito in un articolo sul benessere, su Sì. cosa? In effetti qua scendendo abbiamo Cura del anche, corpo e mente. esatto, È e stato bravo il direttore Alessandro Rossi. eccolo Che qua, ringraziamo ringraziamo, il che dottor ringraziamo. Alessandro Rossi e gli ringraziamo anche tu, maestro No, io Poli, che maestro hai fatto Maurizio da Poli. tramite, ovviamente. Maestra, le cose valide sono poche, quindi bisogna farle Ecco, risaltare. grazie. Quindi è stato Prego. un piacere appunto collaborare con questo giornale, dove così a cuore aperto abbiamo trattato Qui abbiamo il invaso tutta la nostro. provincia di Cremona, Sì, Cremona, le edicole, dappertutto, maestra. quindi Bene, stasera arriveranno messaggi bene. nuovi, da Cremona. Devono arrivare messaggi, non vedo ancora scorrere, ma arriverà. Ma innanzitutto il titolo della Ah, trasmissione, scusa, scusa, Come la scusa. luna nel pozzo, l'occhio la vede, ma la mano non Non la la ferra. ferma. E a proposito di tempeste, amici, Tempeste. amici cari, sta durando da un anno sta tempesta, eh? Sì, Quando ne maestra. usciamo saremo tutti balordi, come si dice da noi, Ci tutti prendiamo ubriachi. una ciucca pazzesca, maestra. Una ciucca pazzesca. Comunque l'ospite, c'è già l'ospite regia? Ok, Eccolo qua. eccolo qua. Buonasera, 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 colonnello. colonnello. Piacere averla nella Buonasera. nostra trasmissione. Grazie a Buonasera. voi per l'invito. No, io sono a posto, no, ho fatto il bravo oggi, colonnello, eh? Quindi oggi sono stato bravo. Solo oggi? Solo oggi però, maestro. Solo oggi, Solo oggi. Piacere vederla. Devo ringraziare il colonnello che è qua, è l'arma dei carabinieri, perché ha dato questo assolutamente. assenso molto importante, ma Assolutamente. soprattutto una conoscenza comune col colonnello che conosciamo anche noi, è stata nostra ospite, la dottoressa Scappini, Agnese, sì, che ha una conoscenza Ah, comune, quindi bene, allora siamo certo. arrivati a lui perché c'è Bene. questa conoscenza comune. Poi LinkedIn funziona molto bene, devo dire. Eccoci. LinkedIn funziona molto bene. Ci onoro della sua presenza, ma lei cosa fa esattamente alla scuola ufficiali di Carabinieri a Roma? Allora, la scuola ufficiale di Carabinieri Roma, io sono il coordinatore delle attività civico-sportive della scuola. E nella scuola ufficiale curiamo l'addestramento di tutti quanti gli ufficiali dei carabinieri, oltre alla formazione di base, quindi diciamo abbiamo sia gli allievi che vengono dall'accademia che tutti quanti gli altri vincitori di concorso che entrano qui e insomma, finiscono l'addestramento di base, conseguono la laurea e poi vanno ai reparti appunto per questo periodo qui alla scuola. Quanto dura E la scuola? abbiamo Quanto dura? anche Quanto dura la la scuola, scuola? qui, diciamo, per i corsi che ho detto dura 3 anni, quindi unito ai 2 anni d'accademia costituisce un corso di studi di 5 anni, al termine dei quali gli ufficiali allievi conseguono la laurea di giurisprudenza e
e quindi diciamo sono completi come preparazione di base. Dopodiché entrano a reparto e lì completeranno, grazie all'esperienza e le altre diciamo, competenze che vengono loro travasate, completano il loro corso che poi durerà per tutta la loro carriera. Complimenti, complimenti. È una cosa abbastanza articolata come studi, come professionalità e come a propria conoscenza della legge, sì, ma anche di tante altre cose. Maestra, è importante questa cosa qua. Vedo che... Però io sono intanto, stoppo un attimo il colonnello e volevo protestare con la mia presidente ufficialmente. Voglio fare una protesta qui in diretta TV, c'è qui anche il mio maestro, perché ho letto questa notizia, maestra. Dimmi. Sono veramente scioccato e tu, però so che tu non hai votato per me, però adesso te la dico perché questa notizia mi ha completamente sconvolto la giornata. Adesso arrivo, maestra, perché c'è stata questa cosa qui. Il principe William... Sì. Sì, maestra. In un sondaggio, ma è vero? Che lo nomina, sì, il Sun lo nomina il calvo più sexy del mondo. Hai capito, maestra? Io voglio il riconteggio dei voti, maestra. Sono d'accordo. Perché sono, ecco, sono d'accordo. L'ho detto. Puoi qui. Metterti in lista? No, quindi. No, qui voglio il riconteggio. Ero lì in lista, cioè adesso. Era testa a testa. Era testa a testa col principe, l'uomo più sexy calvo del mondo. Ero lì a testa a testa. Ha fregato il Mi ha fregato il no, principe. No, lì c'è qualcosa che non quadra. Scusi, colonnello, questa cosa qui perché ci tenevo, perché anche lei vedo che era in lista anche lei per essere nominato. Il capo più sexy del mondo, quindi ho protestato formalmente, mi scusi colonnello. No, ma no, io non partecipo. Non partecipo, diciamo. L'arma non può partecipare. Giusto. Le chiedo una cosa, colonnello, il microfono sì. Si sente un po' di eco. Vai, sì, proviamo. Prova a dirmi qualcosa. Mi sente? Sì, ti sento meglio, ti sento meglio. Ti sento meglio. Ti diamo la regia se si può... Siccome alzare un po' il volume, per vedere, proviamo a vedere. Anche perché posso darti ci siamo dati del tu via telefonica dal punto di vista abbiamo marziale. Giusto. Dal punto di vista marziale, siccome siamo tra maestri marziali. Allora possiamo darti del tu, non è offensivo, non manchiamo di rispetto all'arma, non vogliamo assolutamente. E tu cosa insegni lì all'interno della scuola? Cosa coordini come attività ginecosportive? Allora, gli ufficiali allievi vengono portati attraverso un percorso in cui gli sviluppiamo forza, agilità e resistenza con una serie di prove o di discipline sportive, dopodiché li addestriamo nella difesa personale. L'arma dei carabinieri ha un'estrema attenzione per la difesa personale fin dagli anni 20. Quando voi ricordate assolutamente la storia, fate jiu-jitsu, ho letto, dopo la rivolta dei boxer in Cina, la nostra marina aveva stanziato lì delle navi e una serie di operatori, di marinai, impararono il jiu-jitsu barra judo, come si diceva all'epoca. Lo portarono qua e fecero delle dimostrazioni e questa cosa destò enorme impressione. E quindi l'arma dei carabinieri diciamo, si inserì subito su questa cosa, fece primo istruttore sì dagli anni 20-25, e poi l'abbiamo sempre mantenuta e sviluppato il jiu-jitsu essenzialmente. Poi ovviamente sono state anche le altre, diciamo, interessi con gli altri diciamo, sport, anche olimpici e così via, ma la difesa personale è quella che diciamo, è una caratteristica professionale, noi ce l'abbiamo. Il nostro regolamento è previsto proprio che il carabiniere debba conoscere, fra le altre cose, anche quella che viene chiamata la lotta giapponese. Quindi qui noi facciamo un mix di aikido, judo, karate, sempre nel rispetto totale della persona. E quindi quando viene applicata una tecnica si tende a neutralizzare, ma non a offendere se non strettamente necessario. Quindi poi si procede all'immobilizzazione, al manettamento e al... diciamo, trasporto in caserma per il resto a praticarsi, diciamo. Ecco, quindi questo... Merlo, abbiamo anche noi la fortuna di avere dei vostri militi all'interno della nostra palestra che si impegnano e hanno dei grandi risultati. Quindi adesso mi scuso per non conoscere bene la scala dei gradi nell'arma, ma abbiamo parecchie persone che vengono anche da fuori città. Abbiamo anche un ragazzo che viene da Mantova,
che so essere un graduato che aveva avuto dei problemi attraverso un'arte marziale diversa da quella che pratica con noi, dove non riusciva a controllare bene la situazione, si trova molto bene. E da cosa nasce cosa? Come sempre, il passaparola è forse l'unica pubblicità che nel mondo marziale funziona senza problemi. Assolutamente. Poi le arti marziali, diciamo, hanno tutte quante la radice comune, no? A me piace pensare che le arti marziali siano arrivate in Oriente insieme ad Alessandro Magno, no? Vi ricordate, Alessandro Magno lasciò interi reggimenti ai confini dell'India, anzi, e quindi anche recenti studi dicono che questa maniera di combattere a mani nude, che avevano, conoscevano, era conoscenza acquisita di tutti i soldati. Colonnello, c'è anche la leggenda della legione romana che è finita in Cina, sì, la nona regione, che legione romana, che c'è questa leggenda, ci hanno fatto anche queste piccole cose. E poi diciamo il grosso vantaggio che hanno avuto in Oriente è che loro hanno sviluppato le armi da fuoco molto dopo, no? Quindi hanno dovuto continuare a addestrarsi in maniera marziale utilizzando spade, lance, l'8x8. Noi l'abbiamo abbandonato nel 1200-1800, loro invece hanno continuato fino al 1850. No? Quando... Quindi arte e cultura anche nell'era dei carabinieri. Assolutamente. Il numero in diretta, quindi, che è questo qui di WhatsApp, 347-657-4564, per chi volesse intervenire, volesse, certo, informazioni sulla scuola ufficiale Carabinieri, volesse fare domande al maestro, al socio Luciano Rocca, a Scian Lia Salvetti, siamo qua anche per rispondere alle vostre domande sulle arti marziali in genere, sulla difesa personale in particolare, anche perché noi trattiamo questi argomenti. Li facevamo ormai. Fino ad un anno fa. Adesso facciamo questi corsi online, maestro. Va bene, si sopravvive con le armi che si hanno. Giusto, sì. Con le carte che abbiamo in mano, giochiamo con le carte che abbiamo in mano. Ma volevo chiedere al colonnello, se è lecito, colonnello, come lo vivete voi dell'arma questo periodo di chiusura? Come sentite la popolazione con la quale siete a contatto tutti i giorni, i giovani? Io vedo, sento sui TG vari notizie difficili da gestire. Com'è la situazione dal vivo, colonnello? Assolutamente, la situazione è di estrema sofferenza, anche perché dura da oltre un anno. Speriamo di vedere, diciamo, la luce in fondo a questo tunnel. Sì, ovviamente, soprattutto i ragazzi hanno un grandissimo disagio, no? Perché non riescono a interagire al loro livello, sono sempre a casa, fanno le attività in DAD, quindi ovviamente costituisce un problema. È una sofferenza, speriamo di uscirne, e adesso si sta implementando una campagna vaccinale di contenimento e speriamo di uscire, di riaprire anche i luoghi di incontro e di socialità, ecco, diciamo così. È la nostra speranza. Le stesse palestre sono luoghi di incontro e di socialità. Sì. Le stesse palestre. Ma non abbiamo un filmato per presentare... C'è un filmato che ci ha mandato il colonnello. Per presentare la loro scuola. Che ci presenta l'Accademia. L'Accademia. Scuola ufficiale. Vediamo il filmato. Se lo commenti tu poi, vediamo. Bene. Ecco che lo stiamo mandando. C'è un po' d'audio. Ah, bisogna parlarci sopra, dice. Bisogna commentarlo. Presenta. Non c'è l'audio? No. Ecco qua. Qui c'è la vestizione, diciamo, penso. Questa è la presentazione dell'attività alla scuola del Carabinieri. Penso che parta con la cerimonia del giuramento. Ogni corso che entra a scuola, dopo un breve periodo, effettua il giuramento di fedeltà alla Repubblica. Gli ufficiali indossano la grande uniforme speciale. Quanti allievi ci sono per ogni anno? Quanti allievi ci sono più o meno? Noi gestiamo 200-300 allievi all'anno, diciamo. Però... ufficiali. E quindi qui gli ufficiali indossano la grande uniforme speciale, che è l'uniforme, diciamo, storica dell'arma dei carabinieri, leggermente diversa da quella dei carabinieri, ha questo pennacchio, questo uniforme
particolarmente decorata. Il giuramento è singolo, non, se voi avete fatto il militare una volta era collettivo, invece il giuramento è singolo di fronte alle massime autorità, insieme alla bandiera, diciamo, dell'istituto. È un momento particolarmente toccante, molto importante, perché insomma, si giura fedeltà alla Repubblica, alle sue istituzioni, di osservarne le leggi, la Costituzione e le leggi, e quindi diciamo, costituisce l'atto formale con cui l'ufficiale allievo diventa un ufficiale dei Carabinieri. Per cui la locuzione del comandante dell'epoca. Poi c'è un escurso sulle attività, diciamo, della scuola. Questo è un grosso campus, praticamente ci sono tantissime aule, vengono svolte le lezioni universitarie con diciamo, i professori dell'Università della Sapienza, di Tor Vergata, proprio per consentire loro di terminare diciamo, la loro preparazione giuridica. E in più ci sono tutte quante le facilities per quanto attiene la parte sportiva, la parte dei laboratori, le lingue e così via. Diciamo, si cerca di dare il massimo della preparazione perché l'incarico è particolarmente di responsabilità. Ecco, questa è una visione dell'alto, è un grande complesso. Ci siamo entrati negli anni 70, prima eravamo in un'altra sede su Roma, a Trastevere, molto più piccola. Questo consente, ovviamente è stata aggiornata di volta in volta, quindi ha tutte, diciamo, le caratteristiche di un campus universitario di elevatissimo livello. Questa è la prima sede a Torino, la sede successiva a Piazza del Risorgimento a Roma, adesso è sede del Museo Storico dell'Arma. Questa è la sede di Trastevere, sede adesso della divisione Podgora. Bellissimi comunque, devo dire. Si sono parlati di recenti, c'è questo invece l'attuale sede, il generale comandante, con la bandiera dell'istituto. La caserma è intitolata al maggiore Ugo De Carolis, che è stato un martire delle Fosse Ardeatine. Dobbiamo ringraziare naturalmente tutta l'arma che ci ha dato il permesso di averti qua. Se devi fare qualche ringraziamento al tuo interno. La scala gerarchica ovviamente approvato il comandante della scuola, il generale Domizia, e anche il comandante delle scuole, il generale Fischioni. Salutiamo. Assolutamente. Ci sono, ecco, i locali hanno una serie di, diciamo, di ricordi, di memorabilia. Questo è l'aeroplano, lo SPAD, in cui il tenente dei Carabinieri Cabruna, durante la Prima Guerra Mondiale, partecipò appunto come pilota ai fatti della Prima Guerra. E abbiamo il suo aeroplano, diciamo, in questa grossa teca nel corridoio delle aule. Bello. Questa è una lezione, non male. Questa è ovviamente una lezione di tipo professionale e non universitaria. Ovviamente queste riprese sono da prima, diciamo, della pandemia. Adesso tutte le lezioni sono in DAD, in streaming con le varie università, e i ragazzi tengono il distanziamento sociale fra loro, con la mascherina e così via. Le attività non sono state mai interrotte qui, proprio perché la parte formativa è estremamente importante. La leadership, la comunicazione. Beh, comunque la formazione è ad alto livello, a prescindere dal piacere delle arti marziali. In linea con le migliori università italiane, ma anche internazionali, voglio dire. Abbiamo tantissimi scambi con analoghi istituti di formazione, e, insomma, siamo assolutamente a livello dei migliori istituti similari nel mondo. Ovviamente, ecco, le aule d'inglese, inglese, francese, tedesco, le altre lingue che vengono insegnate, anche qualche lingua rara. Ovviamente l'inglese è quella principale. Devo salutare un mio amico a Roma, fraterno, maresciallo dei Carabinieri nei ROS, che ha fatto un corso di arabo, questo ragazzo qui, non so perché, ma ha fatto un corso di arabo nei ROS, non so. Perché serve? Corso di arabo Pascalli, saluta colonnello, lo saluto caramente, un amico fraterno, chissà perché ha fatto questo corso di arabo nei ROS, ma non lo so. Evidentemente. Questa è la palestra, la nostra palestra, dove gli allievi svolgono
varie attività, sala pesi, sala diciamo di attrezzi vari. Vengono fatte anche delle lezioni di scherma, equitazione, tutto quello che riguarda la parte, diciamo, militare, no? La scherma, l'equitazione, la disciplina personale. Un articolare, un qualcosa che esce. Foto che esci. Sì, esatto. L'equitazione viene svolta non qui col sostituto, ma al reggimento a cavallo dei carabinieri, sempre qui a Roma. Gli allievi vengono presi, portati e svolgono attività lì. Quindi siamo orgogliosi, maestro Maurizio, di avere ospite il colonnello che ci dà la possibilità di vedere e apprezzare quello che state facendo, non solo per le strade, le nostre città, ma nella formazione di questi giovani che poi crescendo daranno sicuramente man forte alla già Ma inimitabile arma. Ma vedo, tutti... colonnello, che lei ha molte donne dentro la sua scuola. Che percentuale femminile avete all'interno? Noi al momento sui 300 allievi circa abbiamo un buon 10%, anche di più. Va bene, fa piacere, fa Quindi, piacere. sono ufficiali dei carabinieri anche loro, non le differenziamo per genere o roba del genere. Ufficiali dei carabinieri hanno studi di addestramento. Così via. Ovviamente abbiamo anche il poligono in sede, si fa anche tutta quanta la parte con l'armamento in dotazione. Come Una vedete, formazione a 360 sì. gradi, non avrei mai pensato. Assolutamente necessario, ma tutti gli istituti di formazione dell'arma prevedono queste cose, ovviamente con le differenze che ci sono per i vari ruoli, ma sia le scuole carabinieri che le scuole marescialli, che la scuola marescialli. Provvede questo tipo di preparazione. Ovviamente a 360 gradi abbiamo anche un poligono interattivo elettronico che ci permette di valutare e di analizzare le varie situazioni. Vengono simulati dei conflitti a fuoco. Bellissimo da vedere. Pensi, colonnello, che io sono, scusi il paragone, fermo ai telefilm, ai film americani dove si vedono questi corpi speciali americani che studiano quello che lei ci sta facendo vedere. Quindi non siamo secondi a nessuno, neanche qui. L'arma dei carabinieri non si fa superare da nessuno. Mi fa, ripeto, mi fa molto, ma molto piacere poter mandare queste immagini a tutti i nostri telespettatori. Assolutamente no, non siamo secondo nessuno, anche come dire, altre strutture, diciamo, di polizia in giro per il mondo vengono spesso e volentieri qui anche a imparare qualcosa da noi. Quindi ci sono degli scambi, ovviamente anche con questo ultimo periodo in cui, diciamo, la minaccia si è notevolmente diversificata, no? Il terrorismo e così via. Gli scambi con le forze di polizia sono assolutamente costanti. Questo è uno spaccato di addestramento che viene svolto a Livorno, presso la seconda brigata mobile, che è la nostra unità, grande unità che prepara il personale che deve andare all'estero. Noi svolgiamo tutta una serie di attività addestrative nei confronti di forze di polizia di vari paesi, soprattutto africani in questo Quindi un momento. addestramento Quindi anche vengono, per queste le sono forze. strutture addestrative, quindi vengono simulate delle eruzioni, delle modificazioni e così via. Questo è di nuovo la scuola, abbiamo una grandissima biblioteca intitolata al generale Carlo Alberto della Chiesa, in cui ovviamente ci sono, ecco, gli schermi. Non c'è soltanto la parte, diciamo, cartacea, ma anche la parte elettronica. La biblioteca è enorme, il livello contiene pubblicazioni di carattere giuridico da oltre 100 anni. Gli allievi Caspita. possono approfondire, possono verificare. Questa biblioteca è dedicata a tutti gli ufficiali decorati di medaglia d'oro all'umanità, che sono riprodotti tutti. In quadro sia dalla fondazione, ma da 18 anni, quindi ce n'è qualcuno. È una città nella città questa qui, è una città nella città. Assolutamente sì, molto grande. Ecco, ovviamente abbiamo anche la mensa, bar, ma questo discorso. Quindi, se ricordo bene, colonnello, 5 anni è la formazione che dedicate ai vostri ufficiali o aspiranti ufficiali, e
E in questi cinque anni gli si dà una cultura generale, specifica a seconda della mansione? Generale, specifica, giuridica, la laurea in giurisprudenza, appunto, poi ovviamente per tecnico professionale in tutto quello che diciamo che le varie attività poliedriche che andrà a fare. La scuola è anche sede di numerosissime conferenze, a tutti i livelli, questa è la visita del ministro della difesa dell'epoca, presidente del Consiglio. Abbiamo una grandissima aula magna in cui vengono svolte queste conferenze e questi incontri. La scuola è anche sede della rassegna dell'arma, che è una pubblicazione di carattere giuridico, viene messa con cadenza mensile, contiene approfondimenti su vari temi di interesse. Insomma, c'è la comunicazione, c'è tutto. Sì, assolutamente. Vedete, abbiamo anche ufficiali che vengono da altre nazioni, ci sono i colleghi somali, per esempio. Mondo un po' complicato la Somalia. Sì, però un pezzo alla volta si riuscirà a metterlo a posto, diciamo. Speriamo. Beh, insomma, non so quanti hanno potuto vedere una cosa del genere. Aspetta. Infatti, la ringraziamo ulteriormente perché ci ha portato la coscienza di un mondo che appunto vedevamo solo nei film ed invece questa è la realtà dei nostri giovani che si apprezzano. Considerate che il film, diciamo, a partire dal Maresciallo Rocca, ma anche prima, le varie produzioni chiedono di essere aiutati per quanto riguarda, diciamo, la rappresentazione di quello che è la vita in un comando dell'arma. Quindi noi partecipiamo volentieri con mezzi, uomini, consigli, suggerimenti. E quindi diciamo che negli ultimi 20-25 anni sono molto aderenti. È una bella situazione. E lei cosa insegna di difesa a questi ragazzi qua? Torniamo un attimo in studio, la regia che ringraziamo. Eccoci qua. Cosa insegna, ripeto, lei, maestro? La mia preparazione, io ho cominciato le arti marziali quando ero molto piccolo, ho cominciato con la scherma occidentale. Poi ho fatto un po' di jiu-jitsu. In accademia, ecco, abbiamo approfondito il jiu-jitsu sia in accademia che qua. Poi ho fatto un po' di karate, ho preso la mia cintura nera nell'89, e poi tanta esperienza su strada mi ha fatto vedere le differenze che ci possono essere tra quello che fa uno sport o un combattimento in arte marziale. E una ventina d'anni fa ho cominciato l'aikido. Diciamo che noi qui mettiamo insieme tutto quello che può servire, viene insegnato le percussioni per imparare a difendersi delle cose. E poi vengono imparate le principali degli articolari, come uscire dalle situazioni. Il grosso del lavoro, per compensare l'eventuale gap tecnico che possiamo avere con l'opponente, è fissato nel lavoro coordinato di coppia. I carabinieri vanno sempre in due. E quindi anche qua vengono addestrati a reagire alle situazioni lavorando in coppia. Ovviamente non sempre funziona benissimo, no? Tanti esempi nel corso degli ultimi anni hanno fatto vedere che non sempre funziona, però per uno o due casi che vanno male ce ne sono 100.000 altri che vanno benissimo. E noi qui, ecco, facciamo questo, insegniamo a neutralizzare un'aggressione nel pieno rispetto dell'incolumità non solo del militare che le segue, ma anche nei confronti dell'opponente, che immediatamente dopo che l'abbiamo neutralizzato diventa nostra responsabilità la sua incolumità personale. Quindi viene preso, immobilizzato e portato via, ma appunto senza, o cercando di causargli meno danni possibili, possibilmente nessun danno. Nessun danno. Cerchiamo possibilmente di... Sì, però capisce bene, per esempio, che le tecniche che sono simili di immobilizzazione, di gestione della persona, ci sono per non fare danni, ci sono. Ah, ovviamente qualunque tecnica, per esempio qualunque leva articolare, se è stata al massimo della sua efficacia, come mi insegnate,
provoca una rottura, no? Noi si cerca di arrivare all'immobilizzazione, quindi immobilizzare senza rompere niente, poi procedere all'ammanettamento e portarlo via. Una volta che è ammanettato, non è più pericoloso, ecco, diciamo. Anche portarlo a terra, noi, anche perché siamo consci del fatto che per imparare una proiezione estremamente efficace ci vuole tanto tempo, no? Ci vuole quei 4-5 anni, che magari non abbiamo il tempo di approfondire così tanto, quindi viene insegnato a portare a terra piuttosto che proiettare, sfruttando al massimo l'impeto e la forza dell'aggressore. Quindi lo insegnate voi a me, si canalizza la sua forza, lo si porta a terra e poi si procede a un'immobilizzazione senza provocare fratture, senza, Insomma, garantendo il massimo. l'arte della cedevolezza è sempre la base di Sì, tutto, anche la base di l'alpinismo. tutto praticamente. Assolutamente sì. Quante allevi ha lei di L'ho detto solito? prima, la radice è la stessa. Quanti allevi ha per La radice classe di di tutto solito? quanto Lei, è. quanti allevi ha di solito in classe, il maestro? Prego. Ma noi cerchiamo di fare, anche nel rispetto della normativa COVID, facciamo, diciamo, lezioni non più di 15 persone. 15. Così, diciamo, l'apprendimento è molto più rapido, perché se l'istruttore può, diciamo, dedicarsi molto più, diciamo, con concentrazione su un gruppo così piccolo, poi col lavoro in coppia è ancora più semplice, diciamo, intervenire correggendo le posture, correggendo gli assetti. Bene, E complimenti. funziona come nel mondo marziale esterno? Avete dei passaggi, hanno delle prove di sezione, degli esami da superare i suoi addetti o c'è un percorso e solo alla fine si ha un Noi brevetto ogni che può servire? anno, l'insegnamento dell'attività ginnico-sportiva è come una materia universitaria, praticamente. Noi ogni anno gli facciamo dei test, delle prove, devono superare delle prove fisiche in forza, agilità, resistenza e difesa personale, prendono un voto e la media di questi quattro voti costituisce il voto in attività ginnico-sportiva. Ah, bella Quindi storia. non hanno ovviamente passaggi di cintura o cose Certo. simili. Devono mantenere una media sufficiente, altrimenti prendono l'insufficienza. Prendere l'insufficienza non è una cosa. Come nelle migliori università americane, cioè c'è la media e poi Loro si va avanti. fanno un esame, i migliori prendono la qualifica di istruttore di educazione fisica e quindi poi travasano quello che hanno imparato. Lo travasano quando arrivano a casa. Ma cosa ne Qui dice il che costruiamo presidente? come Chiedo alla nostra presidente. Invitiamo ufficialmente il colonnello a Certo, trovarci nella nostra struttura. assolutamente. Colonnello, Grazie, saremmo appena molto possibile. orgogliosi. Veramente onorati di avermi a casa nostra. Allora, Appena possibile, sempre. già che tento il suicidio dal punto di vista come coordinatore, adesso la sparo grossa, adesso colonnello. Perché Va bene. potremmo magari a settembre, quando facciamo la cosa internazionale, Assolutamente. Ah, sì, a fine maestro settembre. presidente, a fine settembre abbiamo questa Il manifestazione. convegno internazionale della World Jiu-Jitsu Federation insieme alla settimana europea Nello dello sport. sport. Sareste nostri ospiti e noi saremmo orgogliosi di avere l'arma con noi davanti a questa per noi importantissima kermesse che è il convegno internazionale. Quest'anno si svolge appunto in Italia e nella nostra città, sul lago di Iseo, se non Sì, sbaglio, sul lago di Presidente. Iseo, colonnello. Va Quindi vengono bene. maestri da tutto il mondo, magari Va bene. inseriti nelle 2 giornate anche una vostra presenza ci farebbe Sarebbe piacere. bellissimo, sarebbe. Considerate anche che noi, diciamo, oltre a queste attività di difesa personale che viene fatta negli istituti di formazione, abbiamo anche un centro sportivo carabinieri dove vengono preparati gli atleti che poi partecipano alle nazionali in tantissimi sport. Noi abbiamo una sezione arti marziali in cui abbiamo appunto atleti che gareggiano nella nazionale italiana, nel judo, nel karate, nel taekwondo. Abbiamo anche la sezione di pugilato, abbiamo anche e tante altre, diciamo, discipline, scherma, equitazione,
lotta, tiro, nuoto e così via. Però certo, senz'altro, potrebbe essere molto interessante partecipare a Bene. Anche perché qui questa. c'è un confronto con tutti i maestri che vengono da tutto il mondo, Australia, Inghilterra, dappertutto, dal Giappone. Sì, una crescita, e per noi sarebbe un onore, oltre che una crescita, avere l'arma dei carabinieri con i suoi campioni, Colonnello, prima di tutto viene lei, quindi dopo Sì. viene lei con chi crede di portare, con chi crede di avere con sé, ci fa piacere. Dopo ci metteremo d'accordo, la inseriremo dentro, Bene. Presidente. Ah, sì, sicuramente uno Perché spazio noi la si siamo, trova. abbiamo fatto da un anno questa parte, su spinta del Presidente, del nostro SOCHE, abbiamo certificato le nostre competenze a livello europeo. Quindi c'è una certificazione europea col professor Gordiani, che magari glielo faremo conoscere, avremo Assolutamente. orgoglio di farla conoscere, che certifica la scuola, la sua metodologia, non solo del pugno o della difesa, ma anche la metodologia di insegnamento, tutte le tecniche della Stile. scuola, vero maestra? Sì. Quindi da questo punto di vista siamo contenti da questo perché Bene. ci inorgoglisce. Eurete. Sarà possibile con, diciamo, con gli sviluppi della pandemia, senz'altro. Anche perché poi, anche lì, la certificazione ci sono delle ore di formazione da fare ogni anno per mantenere la certificazione, come per tutte le professioni, anche per dare una regola anche nelle arti marziali di una certa serietà per gli istruttori, perché non si può mandare a insegnare chi che sia, vero maestro? Assolutamente, per parlare la stessa lingua, in piccolo come quello che fa lei nella sua accademia. Abbiamo dei passaggi che vanno dal primo all'ottavo livello, l'ottavo livello è il più alto, quello paragonabile al docente universitario, dove i nostri studenti crescendo hanno anche la possibilità, grazie a questo ente europeo, di avere dei bonus scolastici, dei crediti scolastici e vengono accompagnati fino al mondo del lavoro. Quindi, Molto stiamo bene. un po' copiando l'arma dei carabinieri con questa sua accademia e cerchiamo anche noi di, in piccolo, In molto in piccolo, in piccolo, in piccolo, piccolo. cerchiamo anche noi di sfatare come si può dire, quel segno che avevamo una volta, le arti marziali le possono insegnare tutti. È mezza No, no. verità. Per poter insegnare ci vuole una certificazione, ci vuole un diploma che dica che sei in grado di farlo, hai superato degli esami, hai superato degli step, che portano la persona ad essere valida come docente. Anni di lavoro, Anni di lavoro, come Ma sempre. guardi, come dicevi tu, guardi, colonnello, anni di lavoro, anni di lavoro. questo è il grosso problema che abbiamo anche ultimamente per le arti marziali, no? Ci sono taluni sport da combattimento, che io non arti marziali, perché arte marziale è proprio la parola che lo identifica, no? Un'arte che, no? Tutte quante i nomi giapponesi che identificano un'arte marziale c'è la parola Do, no? L'ideogramma Do è voi lo conoscete benissimo, è il guerriero che cammina sul sentiero che non ha mai fine, no? Non ha mai interruzione lo studio, la preparazione. Invece purtroppo ci sono anche qualche caso di cronaca, l'ho dimostrato, ci sono dei ragazzi che imparano in maniera sbagliata e poi utilizzano quello che gli viene loro insegnato in maniera non consona. Ma su questo vale il detto che non esistono cattivi allievi, ma soltanto cattivi maestri. Però vedi, colonnello, vedi, Quindi fermi. io e te possiamo avere un coltello e un salame e del pane. Io posso tagliare il pane e il salame con te, io posso tagliarmi un dito mentre taglio il salame, oppure posso offendere te col coltello. Dipende come uso lo Anche col strumento. salame. Ci sono dei maestri sbagliati, dei cattivi maestri che vengono allontanati da noi perché cattivi maestri portano discredito alla via, al do. E quindi da noi, cattivi maestri, devo dirlo con orgoglio, so che nella vostra scuola, nel Assolutamente, vostro dojo, non ci sono. Persone nella nostra scuola. serie, Anche perché perché è faticoso, come il colonnello, conoscendo l'Aikido, è faticoso, tanto sudore, molto rispetto e quindi non c'è spazio per sbruffonaggini o dirsi voglia. C'è rispetto dal primo giorno che si entra in palestra e anche dopo 50 anni di pratica rimane la stessa forma, il rispetto avanti a tutto. se ci è stato Una riconosciuto dalla nostra scuola il rispetto quando facciamo degli incontri nazionali, internazionali, la nostra scuola si distingue per le formalità, la forma, il rispetto, le tecniche, va bene, le tecniche ci sono, quelle lasciale stare,
le tecniche le diamo per assodate, ma la forma, il rispetto, prima del tatami, dopo il tatami, il rispetto dei maestri, il saluto, sono cose che ti entrano. Ma non solo, come si piega il G, come si rimette nella borsa, come si lasciano gli spogliatoi, come si accoppiano le ciabatte fuori dal tatami. Facciamo le ispezioni delle borse, sai maestro, facciamo le ispezioni della borsa, se il G è piegato bene o no. Sì. E dopo offro una birra, quando si poteva. Sì. Quando si poteva, quando si poteva. Adesso, un anno fa si faceva. Sì, no? Io dico sempre agli ufficiali allievi a cui facciamo lezione che ben difficilmente troveranno mai un artista marziale che viene a dare fastidio a un carabiniere. Quindi noi lavoriamo non già su a contrastare delle tecniche tirate perfettamente, no? Un pugno, un calcio. Lavoriamo sul quello che chiamo io il pugnone o il calcione, no? Non lavoriamo sullo tsuki oppure sul nawashikiri perfetto, perché ci vuole tanta disciplina, tanto sudore, tanta fatica per imparare, no? E quando uno è un artista marziale non va a rompere le scatole a nessuno, no? Tanto meno ai carabinieri. Poi altro, come dice il vecchio adagio, il calzolaio va con le scarpe rotte, nessuno di noi che suda ore e ore di tatami ha poi voglia di dimostrare quello che ha imparato. Noi la battaglia che facciamo, la più difficile, la più dura, è contro noi stessi, quindi cerchiamo di formare il carattere e mantenere la dignità davanti a tutte che le situazioni. Poi quello che insegnate voi, colonnello, è la dissuasione a volte, la dissuasione anche. Sì, assolutamente. La dissuasione, la presenza, la dissuasione. Esattamente, cioè l'applicazione di una tecnica di difesa personale è inquadrata in un contesto più ampio in cui prima si fa una fase di negoziazione con la persona, si cerca di calmarla, di discuterci, di capire qual è il suo problema, e poi se proprio ti attacca, ti aggredisce, si applica una tecnica di difesa personale, ma assolutamente no, la prima fase è quella di parlarci, negoziare, discutere, cercare di capire qual è il problema, perché al di là del delinquente che ha uno scopo probabilmente detto, no? Il rapinatore che deve fare la rapina, così via, quando si interviene in una situazione perturbata, quello ha sicuramente un problema, no? Ha sicuramente un disagio che sta esprimendo in quella maniera. Va soltanto trovata la maniera di discuterci e di calmarlo. Vede, colonnello, non voglio entrare nel tuo mondo, ma il delinquente sa benissimo come deve comportarsi con un carabiniere. Lo sa già, un delinquente di una certa... Invece quello che non lo sanno, dicevi tu, è il disagio, il giovanotto che è sotto sostanze, ubriaco o quant'altro, lì serve proprio la dissuasione e poi immobilizzarlo per non fare male a se stesso o recare danno agli altri. E non è neanche semplice, perché finché si fa in palestra, in un luogo protetto, è una cosa, con persone, voglio dire, con compagni abbastanza collaborativi, ma quando ti trovi per strada non sai proprio chi hai di fronte, quindi la situazione può degenerare veramente in un attimo. Abbiamo fatto una puntata in cui abbiamo parlato con la psicologa, sempre con la dottoressa Agnese Scappini, ma anche con la psicologa di Torino, del disagio giovanile, che si ritrovano con queste borse piene di spranghe di ferro, colli di bottiglia, e fanno delle risse 14, 13, 14 anni, guerrieri della notte dei noatri, e lasciamo stare il disagio. Lì il grosso lavoro va fatto sul tema della prevenzione, no? Va individuato prima, dissuaso prima, e non bisogna arrivare a intervenire su una megalista del genere. Perché... Bisogna fermarla prima. Bisogna fermarla prima. Assolutamente. Potendo, bisogna fermarla prima. Potendo, la dissuasione è molto importante. Sì. Aspetto, l'aspetto psicologico... Come stava dicendo il nostro Presidente, noi in palestra al massimo ci portiamo a casa un pugno, un buzzolone, un dito slussato. Voi rischiate la vita tutti i giorni, Siete davanti a persone ben vestite, eleganti, con il sorriso, che magari hanno un coltello o una pistola pronti a farsi saltare. O... Mamma mia, quelle poche volte nella mia vita che ho assistito a dei vostri interventi, come diceva lei, avete la capacità di non mettere le mani addosso a nessuno, ma di dissuadere il malcapitato o i litiganti o tutte cose, fortunatamente per me, viste non troppo serie, ma il vostro intervento non è mai stato quello di aggredire nessuno,
E questo è un grande insegnamento, perché i giovani ci guardano, vi guardano, e questo esempio va portato avanti. Non date uno schiaffo a nessuno, anzi, prendete lo schiaffo. Io ricordo, magari citarlo, quel vostro graduato che si tolse il cappello davanti a dei mafiosi che chiedevano di farlo, e lui con molto coraggio, grandissimo onore, si tolse il cappello e diede una lezione a tutti quanti. Comandante provinciale di Napoli dell'epoca, quando successe un episodio in cui un ragazzo rimase ucciso in una... la famiglia, entrarono al comando provinciale, il comandante provinciale dell'epoca fece questo gesto che assolutamente ha calmato gli animi e quindi ha risolto una situazione che poteva degenerare. Sì, la prima fase, no? Viene insegnato appunto questo, a negoziare, a cercare di tranquillizzare, cercare di capire qual è il problema, senza opporre forza a forza, anche questo è cedevolezza, no? Certo, non questa è cedevolezza. Questa è grande. Cedevolezza anche mentale. Stiamo facendo un corso comunque adesso. Sai che, colonnello, stiamo facendo un corso, stiamo insegnando anche adesso, non volendo, non facendo niente, stiamo insegnando in questo momento qua. Qual è l'essenza dell'arte marziale? Sì. Anche perché, esatto. Comunque, sarebbe nostro piacere in futuro, dopo che sei stato ospite, magari avere l'onore, l'ambizione, magari di venire a trovarti lì direttamente dove insegni, magari il nostro caposcuola. Ma sarà nostro dovere far avere il libro della nostra scuola. Il libro ti facciamo avere. Lo spediamo, colonnello. Con la nostra firma del nostro caposcuola, del nostro presidente. Assolutamente. Io ti spedisco il libro. Mi dici anche, da far arrivare anche al generale comandante della scuola, le facciamo arrivare volentieri. Perché è un onore per noi, per questa piccola... Assolutamente. Grazie, è stata una lezione, e ci fanno dei segnali dalla regia che è già ancora finito il tempo. Abbiamo ancora 10 minuti. Dieci. È stato veramente galvanizzante, bello, colonnello. Grazie di cuore, perché ci ha portato a conoscenza un mondo che pensavamo fosse solo... È arrivato. Degli americani, non è così. No. Non è così. Ma io volevo io beh. Maestro, c'è arrivato. Aspetta. Mario da Milano, vediamo cosa WhatsApp. Dice. Parlando di giovane, quale attività di comunicazione fare nelle scuole o corsi specifici? Cosa vuol dire? Ah, sì, dice quale attività di comunicazione fare nelle scuole, dice, nelle scuole fate dei attività di comunicazione, i carabinieri vanno nelle scuole, ci chiede Mario da Milano. Sì, i comandanti di compagnia territoriale vanno a parlare, a incontrarsi con i giovani, le scuole, i licei, gli istituti superiori, proprio per raccontare com'è il nostro lavoro e qual è la maniera di approcciarsi. È una maniera di fare educazione anche questa, no? Di contribuire a far capire come funziona la nostra società, quindi cercare di indirizzare al meglio i nostri ragazzi, no? Che sono il nostro futuro. Bella questa cosa qui, perché divulgare cultura è sempre importante. Io però mi ricordo, voglio condividere un ricordo con il nostro caposcuola, quando abbiamo fatto un corso di difesa con Nobel Mark, quando è venuto qua, abbiamo fatto difesa, questo è nordirlandese, jiu-jitsu, e ci ha fatto vedere come si difende da coltello e dalla pistola, perché vedi, la pistola, uno lo vede nei film, la pistola pesa, è pesante, tenerla stretta in mano, eccetera. Mi ricordo ancora la mano che non l'ho usata per alcune ore, perché non sapevo, la mano non l'ho usata più per alcune ore. Sì. Però come dice il nostro maestro, se c'è una pistola, alza le mani. Dice, cos'è la difesa migliore? Alza le mani. Assolutamente. È la stessa cosa che insegniamo noi. Che strano, tra persone intelligenti che si ritrovano. Assolutamente. Il tentativo di disarmo, della minaccia di una pistola è qualcosa che viene fatto soltanto in estrema razza e quando non è assolutamente possibile fare altro. Infatti. Perché è estremamente pericoloso, no? I tempi di reazione del dito sulla leva di sparo rispetto a un qualunque movimento sono enormemente... più rapidi, no? Quindi è estremamente difficile fare come nei film, quello alza la mano, tu gli tiri via la pistola. Ti assicuro, colonnello, che la realtà di difesa velocissima, fatta di tecniche che durano, il nostro caposcuola che è qui, dice la difesa è questa. Questo è il tempo. Questo è il tempo.
Certo. Questo è il tempo. Certo. E quando ha fatto così, tu sei a terra dolorante, non sai neanche perché ti è successo. Da che parte? Da che parte ti è successo? Ma io veramente avevo una cintura nera a quarto dan e tu sei per terra lì che ti fa malissimo e non sai perché ti è successo. Però non lo facciamo per dimostrare niente. Quando facciamo i corsi di difesa personale all'interno dello stage, che ci sono 40 cinture nere di jiu-jitsu che vengono alla nostra accademia, che la nostra Xi'an ci fa vedere come una donna può buttare a terra uno che pesa 110 kg come il sottoscritto, in questo è il tempo. Dopo certo c'è lo studio della tecnica che viene fatta passo ma passo. Ma sono i 50 euro che ti fanno cadere? No. No maestra. No, non sono no maestra, no, no. Ti assicuro. Però, io volevo dire, ho visto e filmato e mi sono un po' esaltata, ma posso iscrivermi alla vostra clinica? O sono fuori... No, non è possibile. Raggiunti i limiti. Quando è che parte, raggiunto i limiti. Quando è che parte il nuovo corso, maestro, colonnello? I corsi di solito partono a settembre. A settembre arriva il nuovo corso. Qual è l'età per poter iscriversi? L'età. Dunque, i ragazzi che vanno all'Accademia Militare di Modena devono avere un'età compresa fra i 18 e i 24 anni. Ah, quindi devono aver terminato il liceo, superano il concorso e vanno all'Accademia Militare di Modena. Dopo i 2 anni, quindi arrivano più di 120. Ma se uno vuole partecipare al concorso, come deve fare? Se magari qualcuno è interessato? Si va sul sito www.carabinieri.it, ci sono tutte quante le procedure concorsuali. Noi ogni anno arruoliamo un certo numero di carabinieri, un certo numero di marascialli e un certo numero di ufficiali. Quindi si fa la procedura concorsuale, si superano una serie di prove anche fisiche, mediche, fisiche, psicologiche, e di cultura generale, temi e così via, e dopodiché se si vince il concorso si entra nel ministro di formazione dell'anno. Bene. Quindi niente maestra, io hai 29 anni, sei spacciata. Ecco visto, 29 anni. Sta per compiere 30 anni il nostro presidente, quindi non è spacciato. Non posso. È spacciato. Bene. Capisci, colonnello, che come coordinatore sono sempre in bilico, quindi devo stare molto attento. Guarda, abbiamo un minutino, possiamo salutare veramente e ringraziare di cuore perché sì, ha dato delle perle. Grazie a voi. Molto interessante. Ringraziamo l'Arma dei Carabinieri, salutiamo con una frase il colonnello, ci abbiamo la frase di chiusura che dedichiamo anche al maestro che è anche colonnello ma anche maestro. Ai nostri maestri che sono qua. E la frase è questa: io non sono un maestro di arti marziali, io sono un istruttore. Voi istruite me e io istruisco voi. Dovremmo vedere la pratica come un cerchio. Quello che parte da te torna sempre a te, arricchito, per poter riprendere il percorso. Vero? Giustissimo. Noi il cerchio della vita ce l'abbiamo. Grazie colonnello. Grazie colonnello. Grazie, arrivederci. Noi diamo appuntamento quindi a giovedì. Certo. Giovedì saremo in studio con Samurai Channel, Shiké e il nostro regista Daniele Scala. Volevo ringraziare il maestro Maurizio perché ci trova dei collegamenti, dei personaggi perché veramente mi date molto, fiducia. Molto grazie a voi della fiducia. Interessante. Molto interessanti, costruttivi, quindi è stata una bellissima puntata, è stato un piacere. Grazie, ci possiamo Presidente. Salutare. Grazie Presidente. Alla lunedì ricordiamoci che a grande richiesta torna il medico, il dottor Giannotti. Torna il medico Giannotti. Lunedì dell'Angelo. Lunedì dell'Angelo, esatto. Siamo qua con il dottor stato grande successo Giannotti. Del dottor Giannotti. Sì. Puntata, grande successo. Ha scaturito molta curiosità. Anche oggi è venuto uno in azienda, in ufficio, a chiedere: mio papà vuole assolutamente fare questa cura. Ragazzi. Ringraziamo il dottor Giannotti della sua energia. Della sua energia. Esatto. Vi auguriamo buona Pasqua a tutti quanti. Buona Pasqua, buona Pasqua, esatto. A giovedì. A giovedì.